Ah, ok. Eccomi, sono tornato. Sono tornato a casa. Ah, porca puttana, mi sono schiacciato il dito, accidente. Oggi divertentissima a scuola. Ippirata. Come vedete dalla foto che vi ho attaccato, anzi due. Cioè, lavorare nella scuola materna, nell'asilo nido, o qualunque cosa sia. Troppo divertente. Ah, tu sai che? Siccome mi avevi già detto in due che sono logorroico, ora parlo lentissimo. Faccio durare questo filmino 8 minuti. Spero che non sia un problema. Oggi la giornata è iniziata molto piacevolmente. Ci siamo truccati a scuola e ho portato anche la chitarra dove per con il la quale ho eseguito diverse canzoni. Questo che indosso è il cappello che ho portato durante la giornata di duro lavoro. Io prendo cura del bimbo che tu porta nella scuola e io faccio giocare lui e do lui da mangiare. Abbiamo cantato le canzoni, abbiamo mangiato le caramelle, abbiamo fatto i disegni da pirati, mi sono fatto truccare, abbiamo ballato, abbiamo fatto foto, abbiamo fatto filmini. Non sono purtroppo autorizzato, stavo riaccelerando, a mostrarvi le foto dei bambini, perché non si può, dovrei chiedere il permesso dei genitori e credo sia comprensibile. In Giappone questo problema non c'era, però qui c'è, quindi credo che ne vediate qualcuno di sfuggita nelle foto, ma quelle che pubblicherò credo che saranno un po' più discrete di quelle che metto di solito. Forse le pubblicherò più avanti, quando ormai non ci sarà più niente, diciamo. Sono esausto, ieri sono stato sveglio con voi o con qualcuno di voi, ho parlato, per cui niente. E ho dormito poco, stamani mi sono svegliato presto perché dovevo preparare la roba da portare là. Poi sono tornato a casa alle 6, alle 6 e mezzo sono andato in centro. Ho conosciuto Miriam, questa ragazza austriaca che insegna italiano in una scuola superiore in Austria. Bellina com'era, siamo andati a mangiare il giapponese. Com'è brava, sono stato proprio bene, guarda. È stato un incontro terapeutico, un'ora e mezza a parlare. Facevo le domande, lei mi rispondeva, mi raccontava le cose sue, della scuola. Poi carina, lei è molto gentile, molto educata. Questo italiano perfetto, tra l'altro. Ho fatto, ma te non sei austriaco, non c'è verso. Sì, dai, c'ho ancora il mio accento. Ho fatto, no, accento non ce l'hai. Poi sta a Firenze quando ha fatto l'Erasmus, sì che potevo parlare fiorentino. Poi ho fatto, sono tornato a casa ora. Dovevo uscire con Sofia, la malesiana, mi aveva detto su Shiva. Meno male non si esce perché sono cotto, ma domani sarebbe il caso di andare fuori. Non voglio più stare in casa. Ah! L'intervista radiofonica sarà fatta il 16 di agosto. Mentre sto appunto pensando di anticipare la partenza. Ci stavo pensando. Invece di partire il 16 di settembre, mi sa che partirò forse prima del mio compleanno, il 10. Vediamo. Non c'è molto da dire oggi, a parte il fatto che mi diverto a scuola, è un lavoro che mi piace e che loro mi fanno sempre. Allora, quando poi a novembre te ne vai, ho fatto, no, ascolta, me ne vado a settembre. Sì, sì. Vorrebbero che rimanessi un po' di più, però lo sanno già che vado via. Poi che ho fatto? Basta, oggi nulla, sono tranquillo. Sto cercando di non essere logorroico, però volevo spiegare e ho un tempo limitato, cerco di farci rientrare tutto. Per cui ragazzi, se sono logorroico non mi guardate, che vi devo dire? Non mi riesce a parlare, se parlo così piano mi viene il palletico, ma addormento da solo. E poi sto diventando, io credo che... Spero che sbadigliate tutti adesso, che ve lo attaccate a tutti. Il problema è che appena mi metto davanti alla tele, al computer, cioè, sono diventato dipendo. Ma mi crea dipendenza il computer, non riesco a staccarmici. Passo una fase, sono talmente stanco
che non ce la può starci, ma continua a starci finché mi passa anche la stanchezza. E alla fine mi viene, tipo, sto lì e fisso lo schermo, perché non c'ho più nulla da fare. Ho controllato le email, tutto. Sto lì e aspetto. Non è bello. Infatti oggi sono tornato a casa, ho detto no, non lo accendo nemmeno, prendo e vado via subito, perché non credo faccia bene. Potrebbe essere per quello che non dormo tanto la notte. Ho paura, sai cosa ho paura? Ho paura di far tardi al lavoro e ho paura che non mi suono la sveglia. Allora dall'agitazione mi sveglio tipo un'ora prima. E poi mi sveglio mezz'ora prima. E poi mi sveglio 20 minuti prima. Poi quando suono la sveglia non mi va di alzarmi perché c'ho sonno. Comunque basta. Oh, il programma per la settimana prossima è perfetto, nel senso che mi si... C'ho da fare una cosa che mi babbo! Ciao! Scappare, ciao!